vive sugli episodi. Sporting Bellinzago Acqui, una partita che si chiude sul 1-1, episodi errori della difesa e anche un'espulsione che ha penalizzato 46. Gli ospiti al 14° del secondo tempo. Ma vediamo le azioni salienti. Al nono c'è un tiro di Pastorelli deviato in angolo dalla difesa di casa. Al 14° Innocenti, palla per Gedà, ricordate Gedà, ex Cagliari, Novara in Serie A, si salva in angolo il Bellinzago. Al 20° Coviello, parata a terra del portiere di casa Gilardi. Doppia occasione al 29° del primo tempo per l'Acqui, vicino al vantaggio, nulla di fatto però, era Emiliano l'autore delle due opportunità. Al 32° Genocchio che effettua un tiro da lontano parato dal portiere di casa. Al 39° Rizzon che si trova tu per tu con Tetti ma viene anticipato. Al 14° viene espulso il numero 6 Rondinelli dell'Acqui per doppia ammonizione, l'aveva beccato nel primo tempo la precedente e quindi finisce anzitempo negli spogliatoi. Al 25° un tiro da lontano di Pizzolla, Gilardi blocca a terra. Al 26° Massaro per Rizzon, si salva in angolo la difesa locale con il portiere che appunto devia in calcio d'angolo. Al 38° palla dalla destra per Zurlo che colpisce la traversa. Questo è l'episodio, il preliminare per il gol che arriva al 31° per i padroni di casa. Tetti sbaglia clamorosamente il rinvio, al Massaro che prevedeva diciamo l'errore, ne approfitta, anticipa il portiere in uscita e non perdona appunto Massaro, fa l'1-0 per i padroni di casa. Al 35° c'è un lancio di Mazzini sul palo opposto, Massaro di testa mette a lato di un soffio, ma al 39° c'è ancora un errore, questa volta da parte dei padroni di casa in difesa su calcio di punizione, si inserisce Coviello, il numero 2 ospite, che batte a rete per l'1-1.